Ciao, sono Sergio. Faccio questo video per farvi vedere come si fanno i bomboloni o krapfen a seconda di come vengono chiamati nelle varie regioni. Incominciamo con presentarvi gli ingredienti necessari. Allora, ci vuole 480 g di farina manitoba, poi ci vuole 120 g di farina 00. 200 g di latte intero, 120 g di uova intere, io le ho pesate per essere più precisi, 90 g di zucchero, 80 g di burro, dei quali metà ammorbidito e metà che l'ho messo in questo pentolino per farlo sciogliere sul fuoco. Poi ci vogliono 20 g di rum, 16 g di lievito di birra, una bustina di vanillina, 10 g di sale e poi marmellata di albicocche o crema pasticcera, secondo come preferite, per farcirli. Iniziamo con impastare. Allora, il primo impasto da fare è, sciogliamo il lievito nel latte tiepido e piano piano uniamo 180 g della farina che precedentemente abbiamo mescolato, le due varie farine. Poi copriamo con la pellicola il recipiente e poniamolo a 28 gradi per far triplicare. Io logicamente l'impasto per il tempo che ci vuole l'ho fatto lievitare nel forno mettendolo a 28 gradi, comunque ci vuole circa mezz'ora. Questo è quello che ho ottenuto e come dovrebbe risultare il lievitino. Adesso ve lo faccio vedere, è già triplicato ed è pronto per la fase successiva dell'altro impasto. Adesso dobbiamo prendere le uova che ho preventivamente pesate, comunque circa sono due uova grosse, e unisco lo zucchero e vado a montarle. Devono essere montate molto bene. Le uova sono montate, a questo punto prendiamo il nostro lievitino che abbiamo fatto lievitare prima, ci aggiungiamo un po' di farina, poca, e impastiamo. Ecco, il nostro lievitino è quasi pronto. Adesso prendo un altro recipiente, metto il lievitino dentro e comincio ad alternare un po' di uovo montato con la farina e il pasto. Continuo così fino alla fine.
adesso con aggiunto l'ultima, faccio l'ultima aggiunta di uova. Continuo a mescolare. Aggiungo il sale a questo punto. Mescolo ancora. Adesso metto il rum, e la bustina di vaniglia. Continuo sempre ad impastare. Anche il rum, aggiungo il burro, sarebbero gli 80 grammi, però metà fuso, e poi l'altra metà ammorbidito a temperatura ambiente. L'altro. Trasferisco l'impasto sulla spianatoia e continuo a impastare per molto tempo, all'incirca 15 minuti, per bene, finché l'impasto risulta elastico. Sto ancora impastando, come notate l'impasto si è anche staccato dalla tavola, anche se prima magari mi sembrava troppo morbido. Forse l'impastare, dopo circa una quindicina di minuti, vedete che l'impasto si raggruppa in una palla.
questo punto si prende l'impasto e lo mettiamo in un recipiente.